Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Live non la farò mai più. Panda wanna be frate. Pezzo di merda, hai capito, eh? Poi so io quello che spua sul piatto dove hai mangiato. Non pensavo potessi arrivare fino a questo livello qua. Addirittura il dissing, eh? Addirittura il dissing. E quanto ci metti? 40 anni, testa di cazzo. Ce n'ho pronti 3 contro di te. Buffone, ho pronti tre dissing contro di te. Sei un buffone. Ti sotterro vivo, frate. Ti sotterro vivo, capito? Testa di cazzo. Mezza sega del cazzo. Porca puttana, porca, che cazzo me rappresenta? Che prendi il telefono in mano, inizi a fare il bambino, ha tolto il follo. Mo le dico tutte ste robe qua, perché non è che dici, mi chiami, parli, dici, oh frate, ma perché hai fatto questo, questo e quell'altro ed esponi i problemi? No, come i bambini sul telefono, tutto il giorno, sul telefono, porca puttana. Ti piace soltanto fare il gossip a te. È questo qua il problema, che poi, grazie a sta cazzata che hai fatto, si sono inseriti tutti quanti gli altri succhi a cazzi, capito? Dagli amici tuoi, da destra e sinistra, fino ad arrivare ai producer, a quel deficiente lì, quell'altro testa di cazzo lì, di Andrew Tate Maker, porca puttana, che fino all'altro ieri son culava manco dentro casa, son culavano. Ha fatto mezzo beat e mo parla pure questo. Hai dato voce a tutti, porca puttana, deficienti, tutti deficienti, porca troia. E poi ragionandoci, sei proprio un coglione, sei un coglione, perché non sei capace neanche a lavorare. Con tutta sta cazzata che hai fatto, quanti messaggi ti saranno arrivati dei fan come a me che dicono sei due coglioni a litigare, potete fare altre mine insieme, potete fare un casino, invece no, tu sei un coglione, perché non è che mi chiami e organizzi il tuo lavoro, sei un coglione, prendi il telefono e scrivi cazzate tutto il giorno. E poi sai chi ci rimette a tutta quanta sta storia? Coglione, ci rimetterai te. Capito? Perché fra un po' te ne accorgerai della cazzata che hai fatto. Eravamo una delle coppie più fighe d'Italia, capito? Potevamo fare mille robe, potevamo fare canzoni nuove, potevamo spaccare tutto. Invece che fai? Prendi il telefono come i deficienti, come i bambini e parti con gli insulti. Perché quello, porca puttana, sei capace tanto a fare quello, cazzo, sei stupido! Ma fratellino, a me non me ne frega un cazzo. Che ti agiti a fare? A me non me ne frega una minchia. Comanda la musica. Tu lo sai da solo che hai sbagliato. Non è che ci devo pensare io a rimettere le toppe online. Ho parlato anche troppo. E poi non fare tanto il paraculo su queste questioni. Eravamo una bella coppia. Che pensi che non lo so? Lo so anch'io che eravamo una bella coppia. Però tu hai sbagliato. La gente da fuori può pensare il cazzo che vuole. La verità la sappiamo io e te. Quindi preferisco dissarti. Bella raga. Nel 2018 siamo stati schiavi del telefono, schiavi del gossip dietro il rap italiano. Ma né io, né Mike, né Henry siamo persone di questo tipo. Noi facciamo la musica. E se abbiamo deciso di fare questa cosa è soltanto per far riflettere. L'odio genera solamente altro odio. La musica deve unire. La musica deve far divertire nei locali, a casa, al lavoro, a scuola, ovunque. Ringrazio la maggior parte di voi per i messaggi che ho ricevuto, veramente siete fantastici, ma ovviamente ringrazio anche quella piccola fetta di persone che non hanno perso l'occasione di tuffarsi in una guerra senza essere fan di nessuno, ma solo fan dell'odio. È questo che deve far riflettere. Detto questo, poche chiacchiere, venerdì 18 su Spotify, fuori Wannabe Volume 2, Prod Andrew Tate Maker. Andate a scassare il post sul profilo di Mike, perché venerdì vi scassiamo le orecchie.
Niente, alla fine hanno dichiarato tutto. Mike Snob e Junior Kelly, produzione Andrew Date Maker. I ragazzi mi avevano chiesto di dargli una mano con la loro promo. E questo è per tutti quelli che mi hanno detto fatti i cazzi tuoi, fai le Instagram stories. Raga, no, sono quello di prima. Bello mio! Ti voglio bene. Comunque, oh, non sei un rapper. Perché fai le Instagram stories? Cheat la gente che sta a casa tutto il giorno a non fare un cazzo. Ci vediamo giovedì a casa di Mike per festeggiare e scassiamo tutto. Mua, mua. YSF life. We got London on the track.